Buon pomeriggio amici, benvenuti da Paolo. Oggi faremo un nuovo video per preparare un casatiello torrese di Torre del Greco. Come si procede? Si procede con un impasto base che è molto simile a quello del pane, quindi avremo lievito madre, farina, e a cui andremo ad aggiungere degli alieni, degli ingredienti estranei, che sono essenzialmente il salame, l'olio e i semi. Nella ricetta originale, in realtà, al posto dell'olio ci andrebbe lo strutto e al posto dei semi ci andrebbero i cicoli, i cosiddetti cicoli, che sono delle parti solide che si trovano all'interno della sugna, che vanno fritte, ma visto che noi siamo un po' salutisti, questa volta facciamo senza lo strutto e senza i cicoli. Allora, la prima cosa che faremo è andare a ridurre il salame in piccoli cubetti. Le dosi che faremo saranno per circa 700 grammi di farina, quindi per 700 grammi di farina avremo grosso modo 250 grammi di salame e 200 grammi di lievito madre. Come prima cosa riduciamo il salame in quadratini, cercando di non tagliarci le mani. Riduciamo le stelle in quadretti. Abbiamo ridotto in cubetti il salame e siamo pronti per il passo successivo, cioè cominciare ad impastare il pane. Qui abbiamo un lievito madre che non abbiamo rinnovato. Abbiamo preso stamattina, abbiamo prelevato un pezzo da 200 grammi dal frigo. Allora, cominciamo con l'aggiungere circa 150 grammi di farina tipo 2. Ecco qui, sono 160. Aggiungiamo della farina di semola di grano duro rimacinata. Siamo a 338 grammi. Aggiungiamo la nostra farina tipo 0, per arrivare a circa 650 grammi. A questo punto aggiungiamo un po' d'olio, senza esagerare perché altrimenti il pane viene troppo pesante, e infine aggiungiamo l'acqua che abbiamo stiepidito sul fornello, aggiungendovi 2,5 cucchiaini di sale, per circa 15 grammi di sale, insomma. Ecco qui che il totale del nostro impasto è arrivato a 1122 grammi. A questo punto diamo una prima girata, eliminiamo la bilancia che rischiamo di far danni. Cominciamo a dare la prima girata, per evitare che in questa fase salti fuori la farina dalla scodella. E poi andremo ad aggiungere gli ultimi ingredienti, che sono il salame e i semi di girasole. Voilà! E voilà! Adesso gireremo con un po' di energia. Non è necessario molto, ragazzi. Bastano un paio di minuti. Siamo riusciti a dare forma al nostro impasto e cerchiamo di dargli appunto una forma simil palla. Per cui andiamo a prendere il nostro uovo, lo incastoniamo al centro e voilà! L'ultima cosa che ci resta da fare è prendere un bel canovaccio, coprire la caccabella, poi se abbiamo uno spruzzino, meglio, illuminiamo lo strofinaccio per evitare l'acqua
per evitare che l'impasto si secchi troppo in superficie. Ragazzi, per il momento abbiamo finito, forse ci vedremo domani mattina per vedere il risultato del nostro casatiello a forma di panettone. Ciao ragazzi, ciao! Buongiorno amici, sono passate circa 15 ore e questo è il risultato. L'uovo è praticamente sparito all'interno dell'impasto. Adesso lo mettiamo in forno e vediamo cosa succede. Ciao! Buongiorno amici! Eccoci qui, è pronto il casatiello. Come potete vedere è cresciuto molto bene, l'uovo è quasi completamente scomparso. Si vede il salame, cottura perfetta, è biondo. Troppo il sole va e viene. Ragazzi, non ci resta che fare l'apertura. Eccoci al momento dell'apertura. Schiacciamo con il coltello all'interno e andiamo a prelevare il primo pezzo. Purtroppo fare tutte e due le cose non è cosa agevolissima con una sola mano. Ecco ragazzi, si vede la ricchezza dei nutrienti. Assaggiamo un pezzettino. Buonissimo. Ciao ragazzi, buon appetito. Ciao. Thank you.